Abbiamo deciso di organizzare questo evento perché non vogliamo più che il nostro territorio sia associato a questo evento drammatico che farà sempre parte della nostra storia, che ha segnato indubbiamente un solco profondo tra un prima e dopo, ma noi ci vogliamo concentrare sul dopo e quindi vogliamo aprire una vetrina sulla nostra città partendo proprio da uno dei luoghi simboli, ovvero il Palazzo dell'Emiciclo, che è un meraviglioso contesto per accogliere persone che vengono da tutta Italia e dare loro testimonianza di questa ricostruzione meravigliosa che stiamo vivendo. Siamo orgogliosi di aver chiuso le prenotazioni di questa nostra prima edizione nell'arco di pochi giorni. Abbiamo purtroppo dovuto rifiutare tante prenotazioni perché chiaramente per una prima edizione abbiamo voluto fare le cose per bene e gli spazi non ci concedevano di accogliere più persone, ma l'evento ha riscosso un enorme successo e anche grazie alla collaborazione con la nostra federazione nazionale, e quindi abbiamo al momento 300 persone provenienti da tutta Italia a bordo di loro circa 140 camper. Per quanto riguarda la disabilità, noi sono almeno 20 anni che facciamo proposte al governo, perché purtroppo c'è una legge che esclude le autocaravan dalla possibilità di ottenere l'IVA al 4%, che è un'assurdità, in quanto l'IVA al 4% la posso comprare per uno spider, un coupé, ma non per un'autocaravan. Ora, da quando hanno chiuso molti plessi ospedalieri, le famiglie sono costrette a portare i propri figli che hanno problemi di fisioterapia a 150-80 km di distanza, quindi l'autocaravana sarebbe già ideale per fargli fare questi trasferimenti e ancora di più per le ferie. Invece, stranamente, l'unica categoria esclusa sono proprio quelle dell'autocaravana. Abbiamo fatto molti emendamenti, stiamo continuando, l'Associazione Nazionale dei Concessionari, l'Assocamp, ha preso a cuore anche questa protesta, la sta portando avanti anche a livello governativo, quindi direi che ci stiamo muovendo per questo. Siamo onorati di questa numerosissima presenza, auspichiamo che conosciuta l'Aquila tornino in massa anche nel futuro e noi ci stiamo attrezzando nel migliore dei modi per riceverli. Quindi stiamo pensando di attrezzare, già abbiamo progetti esecutivi, le aree di sosta dei camper. È una vetrina importantissima per noi e quindi li ringraziamo perché sappiamo che una volta conosciuta la nostra città sapranno diffonderne le sue bellezze in Italia e anche all'estero.